Ora vediamo un video che serve ad introdurre gli ospiti di oggi, poi di nuovo in studio. Da questo sfizio, come lo vogliamo chiamare, sfizio, sì. Io tutto questo, se voi mi permettete, lo ingloberei in un discorso molto preciso, che è quello del mio ultimo disco, che è Viaggi e Intemperie. Sì, ma tutto questo cosa c'entra con il mondo? Sì, e quelle che abbiamo appena visto sono immagini di concerti di un grande della musica italiana, Ivan Graziani. Nato in Abruzzo, Ivan Graziani, che si era poi trasferito a Nuova Petria, ora in provincia di Rimini, è scomparso, prematuramente scomparso nel 1997, a soli 51 anni. Ora è uscito un riconoscimento postumo della sua memoria sotto forma di libro, si intitola Ivan Graziani, Viaggi e Intemperie. L'ha scritto uno scrittore, musicista bolognese, Lorenzo Arabia, che è qui con noi in studio insieme a un componente della famiglia Graziani, Tommaso, figlio di Ivan. Lorenzo, partiamo da te. Ivan Graziani, Viaggi e Intemperie. Perché questo libro? Perché sono un grandissimo fan di Ivan, è stato l'amore per la sua musica che mi ha spinto a voler fare questa cosa, un riconoscimento alla sua carriera. Viaggio in Temperi era anche il titolo di un album di Ivan Graziani, datato 1980. Sì, quello che contiene Firenze, uno dei suoi successi più grandi. Canzone triste. Sì. Ecco, parliamo un po', visto che l'hai introdotto tu, dei grandi successi, delle grandi hit firmate Ivan Graziani. Firenze, Canzone triste, Lugano addio e poi tante altre. Ricordacele alcune. Ma sicuramente Pigro, che è anche la canzone che abbiamo visto nel video montato, il chitarrista con la famosa frase "te lo giuro sulla Fender", Signora bionda dei ciliegi, Agnese dolce Agnese, sicuramente, fino ad arrivare a Maledette malelingue, che è il pezzo di Sanremo 94. Grandi successi entrati davvero nella storia della musica italiana. Tommaso Graziani, figlio di Ivan, questo libro è stato scritto raccogliendo anche un po' i racconti, i ricordi, le testimonianze dei familiari di Ivan, quindi immagino anche le tue testimonianze. Sì, sì, assolutamente, ma non solo dei familiari, anche di tantissimi musicisti o amici o tutta la gente che comunque Lorenzo è riuscito a reperire. Qual è il ricordo migliore, il ricordo più nitido che ha conservato di tuo padre, Ivan Graziani? Il mio ricordo migliore sicuramente è la tournée che ho fatto con lui nel 96, che poi è stata l'ultima tournée, come batterista. È stata un'esperienza, per me è stato realizzare un sogno, perché fin da bambino vedevo i concerti da dietro, spesso da dietro la postazione del batterista, e quindi trovarci lì per me è stata una cosa meravigliosa, mi ha insegnato a fare questo mestiere che faccio tuttora. E poi hai continuato a fare, certo. Perché tuttora, come hai detto tu, fai il musicista. Ecco, parliamo un po' di questa tua attività sulle orme di tuo padre, il grande Ivan. Sì, in particolare con mio fratello Filippo, che canta e suona la chitarra, stiamo portando in giro ormai da 2 anni e mezzo uno spettacolo, il nostro personale omaggio alla musica di papà. Filippo si è sentito di affrontare questo repertorio sconfinato proprio, veramente, e con non poca fatica, però con grandissima soddisfazione di pubblico e soprattutto un sacco di affetto da parte della gente che viene a sentirci. Tu cosa suoni? La batteria. Filippo? Filippo la chitarra e canta. Ricordiamo i prossimi appuntamenti di questa tournée che hai appena annunciato. Diciamo in Regione, siamo a casa, ogni tanto capita di fare pochi chilometri, a Nuova Petria. Quando? Provincia di Rimini, l'11 dicembre pomeriggio, in Teatro Sociale. Poi ripartite nel 2012, sì. Altre tappe.
parte Emiliano Romagnoli, immagino, probabilmente anche sì, Bologna. Speriamo, sì. E Aravio, torniamo da te, il libro, ecco, come dire, un libro un po' particolare, anche nel formato, ha la forma di un 45 giri, un'idea originale. Abbiamo voluto ricordare il 45 giri, che è un supporto ormai scomparso, che però faceva parte anche del mondo di Ivan, perché è nato musicalmente negli anni 60 con il suo gruppo L'Anonima Sound, con cui pubblicò appunto 4 45 giri, oggi quasi introvabili. Sono prefazioni importanti. Abbiamo Renato Zero, Lili Greco e una postfazione di Andrea Scanti, nostro collega giornalista. Tra l'altro c'è anche un CD, no? Che si può provare sfogliando le pagine del libro. Sì, c'è un DVD che contiene vari contenuti multimediali, tra cui appunto il video che stiamo vedendo, dei disegni di Ivan, perché ricordiamoci che lui era un bravissimo disegnatore, illustratore, e anche delle tracce audio inedite gustose. Arabia, che cosa ha lasciato secondo te Ivan Graziani? Qual è la sua eredità più importante? Ma è difficile dirlo, perché è sostanzialmente incatalogabile come genere. Lui era un cantautore rock, cosa che in Italia non ha preso molto, quindi come eredità io posso dire che ha lasciato un sacco di bellissimi dischi, ecco. Adesso anche grazie al tour di Tommaso e Filippo, molti ragazzi giovani stanno riscoprendo le canzoni di Ivan, e quindi insomma c'è un patrimonio musicale e culturale. Rock, ma anche un po' romantico. Sì, come il titolo. Quindi di due anime. Sì, come una sua famosa canzone, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, c'era l'animo rock e l'animo romantico. Benissimo, grazie a Lorenzo Arabia, grazie a Tommaso Graziani, naturalmente in bocca al lupo per la vostra attività. Ricordiamolo ancora, Ivan Graziani, Viaggi e Intemperi, edito da Minerva, un ricordo dedicato al grande Ivan Graziani. Ed ora noi proseguiamo.